La Clio Cup Italia 2011 giunge al suo epilogo e chiude la stagione correndo il suo sesto appuntamento sul circuito di Varano. Il favorito per il titolo è Oscar Nogues, che può contare su un vantaggio di 50 punti su Ronny Marchetti e addirittura 130 su Nicola Rinaldi. Ma già dal venerdì lo spagnolo dimostra di non dormire sugli allori, perché in entrambe le sessioni di prove libere fa segnare il miglior tempo, staccando di mezzo secondo il rivale Marchetti. Il sabato mattina si capisce che per Nogues le libere non sono state altro che la prova generale della sua quarta pole position stagionale, che conquista senza problemi staccando di 4 decimi gli avversari. Accanto a lui prende il via Nicola Rinaldi, autore del secondo miglior tempo, mentre Marchetti deve accontentarsi della seconda fila, da dove parte in quarta posizione alle spalle di Manuela Vasquez. Allo spegnersi del rosso, Nogues scatta veloce in avanti, staccando subito Rinaldi, che viene affiancato dalla Vasquez e da Marchetti. Ma alla prima curva la colombiana è già scivolata in quinta posizione, passata sia da Marchetti sia da Gironacci, che gli sta incollato come un rimorchio. Più indietro, Nicoli dà subito il via ad un'accesa bagarre con Zanini e Darcarese, dalla quale esce vincitore conquistandosi la sesta posizione già nella prima tornata. I giri si susseguono e l'ordine con cui transitano i primi 6 piloti non cambia. Per trovare un po' di emozione bisogna allora spostarsi a metà classifica, dove Scieghi e Zanini passano Arcarese e conquistano il 7° ed 8° posto, seguite da Ponti, che dopo un avvio di gara difficoltoso riesce ad agguantare la 9ª posizione. Ma Arcarese non ci sta e dopo 2 tornate supera Ponti e si riporta alle spalle di Zanini. Mentre davanti tutto continua a restare invariato, la 12ª tornata vede Arcarese perdere 3 posizioni e ritirarsi, mentre Iannetta si dà da fare per animare il finale di gara e dal 10° posto supera prima Puccetti e poi Gioia, arrivando a conquistare a 3 giri dalla fine la 10ª posizione. I primi 6 continuano a tagliare il traguardo nella stessa posizione e così, davanti a Nicoli che conclude 6°, si piazza la Vasquez, mentre Gironacci arriva ai piedi di un podio che vede Marchetti giungere al 3° posto, Rinaldi aggiudicarsi la piazza d'onore e Nogues conquistare la vittoria che gli permette di laurearsi campione con una gara d'anticipo. Pensavo che, visti i tempi delle qualifiche, pensavo fosse, diciamo, più dura, però ho avuto un problema in partenza, mi ha pattinato la macchina sullo sporco e, diciamo, poi in gara lui ha preso il vantaggio all'inizio e su per giù siamo rimasti sullo stesso gap fino alla fine. Comunque è andata bene così per oggi. La griglia di gara 2 vede Zanini prendere il via davanti a tutti affiancato da Scieghi, mentre Nicoli e Vasquez occupano il 3° e 4° posto e Gironacci e Marchetti completano la 3ª fila davanti a Rinaldi e Nogues. La partenza di Zanini non è delle migliori, tant'è che Scieghi gli è subito accanto ed arriva alla prima curva in testa alla corsa. Anche la Vasquez parte male e viene superata da Gironacci e da Marchetti, mentre il suo compagno di squadra Nogues la tallona dopo aver superato in partenza Rinaldi. Nicoli è incollato al posteriore di Zanini e il sorpasso è questione di poche curve, tant'è che il primo giro si conclude con Scieghi al comando, Nicoli al 2° posto e Zanini al 3°, davanti a Gironacci, Marchetti e Nogues che ha superato la Vasquez. Nella 2ª tornata le posizioni rimangono invariate, ma il neocampione sta preparando la rimonta e nel volgere di pochi giri passa prima Marchetti, poi Zanini e infine Nicoli. La sua compagna di squadra nel frattempo si è portata in 5ª posizione e si difende dagli attacchi di Marchetti e Rinaldi. La svolta decisiva arriva alla 10ª tornata quando Scieghi è costretto a cedere la leadership a Nogues, mentre l'ultimo colpo di scena avviene 4 giri dopo, quando il ritiro di Rinaldi regala a Marchetti la 6ª posizione alle spalle della Vasquez. Ai piedi del podio si piazza Zanini, mentre sul gradino più basso c'è Nicoli, che si laurea campione tra gli junior alle spalle di Scieghi, che si aggiudica la piazza d'onore, e di Nogues, che festeggia la vittoria nel campionato regalandosi una bellissima doppietta. L'appuntamento è ora per la prossima stagione, con un nuovo anno ricco di emozioni. Non mancate!